Le periferie ed il loro sviluppo ecosostenibile sono il tema dell'edizione 2018 degli Annali dell'Architettura e delle Città, che vede Napoli e la Campania al centro del dibattito politico e progettuale. La manifestazione, organizzata nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, si intitola Periferie Antifragili perché considera questi luoghi un valore, ricchi di energie ed esperienze che alimentano nuove visioni di città. Sull'argomento si sono confrontati rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, progettisti, docenti ed esperti internazionali che hanno condiviso proposte e strategie di intervento per le periferie urbane. Napoli è passata anche un'idea innovativa a livello nazionale. Ho raccontato l'esperienza di Bagnoli, dove ci volevano imporre un progetto dall'alto, invece ha deciso la città e poi abbiamo chiuso un accordo interistituzionale il migliore possibile che si potesse fare. Quindi decidono i territori e quindi le periferie. Lo stesso per le vele, dove il progetto aggiudicato nel bando delle periferie porta la firma dell'amministrazione comunale, dell'università e del comitato vele, cioè degli abitanti. Lo stesso lo stiamo facendo a Napoli Est. Stamattina sono stato all'università per discutere anche lì di un progetto partecipato, di come fare la linea di costa, di come effettuare le bonifiche, di come utilizzare questo rinnovato rilancio di tutto il mare, il porto nella nostra città, così come stiamo cercando di evitare che anche nel centro storico di Napoli si creino delle periferie. Quindi un lavoro importante che deve fare l'amministrazione con la sua visione politica, strategica e di obiettivi, ma lo deve fare insieme al territorio, insieme agli abitanti, insieme alle università, insieme ai professionisti. E Napoli, nel momento di crisi economica maggiore, credo che ha messo in campo il maggior numero di proposte e di risorse umane, materiali ed economiche proprio per le periferie. Quindi la periferia diventa centrale negli obiettivi dell'amministrazione.